È durissima la posizione assunta dal sindaco di Andria Nicola Giorgino sul tema del riordino delle province. La soppressione della BAT non è andata giù al primo cittadino andriese, che si propone per guidare un'azione di sensibilizzazione nei confronti dei parlamentari che dovranno convertire in legge, invotandolo, il decreto di riordino. Ora la palla passa ai parlamentari. L'appello che facciamo a tutti i parlamentari è che questo decreto non possa essere convertito, anche se pone la fiducia, visto che il governo è in una prossimità di scadenza. Se pongono la fiducia su questo decreto lo mandiamo a casa, visto che è un governo delle lobby e degli interessi, e noi dobbiamo tutelare il territorio. Io mi faccio carico di una proposta a livello nazionale e lo rimetto al governo Monti. Sono favorevole a due mandati per qualsiasi tipo di espletamento di incarico politico, in modo che la politica ritorni a essere servizio e cominciassero il governo e i ministri a tagliarsi gli stipendi da subito, da domani, e ad abolire tutte le province, a razionalizzare l'assetto istituzionale. Da oggi, come sindaco di Andria, sono impegnato in questa battaglia, oltre a un documento programmatico, visto che i comuni, le realtà territoriali si devono autodeterminare. Allora faremo in modo che i nostri territori si autodeterminino facendo proposte concrete e vedremo se c'è lì la mala politica o c'è sui nostri territori. Non è nelle province lo spreco, ma altrove, dice Giorgino, che criticando fortemente il Consiglio regionale, che non ha assunto nessuna iniziativa a difesa del territorio della Barletta Andria-Trani, lo indica come istituzione cui i cittadini BAT dovranno chiedere conto. Il Consiglio regionale non ha fatto nulla della Puglia per salvaguardare questa realtà territoriale, a differenza di altri territori quali Brindisi e Taranto, che invece sono stati tutelati, e lo si vede dal fatto che sono state fatte delle deroghe. E su questo poi inviterei tutti i cittadini dei territori della provincia Barletta Andria-Trani a considerare questi aspetti, che mentre altri territori della Puglia sono stati salvaguardati, questo no. Quindi si sono usati i due pesi e due misure, che chiaramente non appartengono a chi deve applicare la legge in modo equanime.